Presidente, siamo arrivati all'appuntamento clou dell'Ultimate, è un appuntamento importante per un movimento che sta crescendo sempre più. Ancora una volta siamo riusciti a portare l'Ultimate in una delle città, questa volta maggiormente rappresentative come Rimini, che ringraziamo per averci dato la disponibilità dello stadio, che speriamo di riempire attraverso sia i giocatori e anche coloro che incominciano ad avvicinarsi al nostro sport come tifosi. Stiamo lavorando a testa bassa per cercare di avere sempre più risultati a livello mediatico e come ufficializzazione da parte dei vari enti pubblici. È stato il primo, il CIO, nel 2015 a riconoscerci, quindi darci la possibilità di essere uno sport rappresentativo alle Olimpiadi del 2024. E è venuta poi anche la FISO, la Federazione Internazionale Sport Universitari, che ha riconosciuto il nostro sport, che effettivamente si sta diffondendo molto grazie ai centri universitari sportivi in giro per l'Italia, dove mandiamo i nostri istruttori a insegnare agli istruttori di educazione fisica e di scienze motorie quello che è il nostro sport. Quindi questo dovrebbe essere un trampolino, diciamo, per riuscire a essere verso il CONI più interessanti e quindi magari avere la possibilità di entrare nel registro di questo istituto, che per noi è fondamentale. La Libera Soda del Frisbee porterà 5 squadre a queste finali, in Serie A sia nella divisione maschile che nella femminile, anche in Serie B sia nella divisione maschile che in quella femminile e nella maschile Serie C. Puntiamo ovviamente allo scudetto in Serie A, sarà difficile, le compagini bolognesi sono fortissime, peraltro si stanno preparando ai mondiali che si terranno in America a luglio, per club, ai mondiali per club, ma noi non debordiamo. I ragazzi della Serie B, cercheranno di salire in Serie A, sono arrivati secondi nella regular season a un solo punto dalla prima, ci proveremo, domani abbiamo la semifinale alle ore 12 e speriamo. Stessa cosa in Serie C con il Cota Bronx, che punteranno a salire di categoria. Un movimento che a livello nazionale è sempre più in crescita e anche Rimini conta su grandi numeri e anche in particolare di età molto giovane. Certo, sì, noi abbiamo come tesserati giocatori 227 atleti divisi nelle varie squadre e di questi 120 under 16. Se vogliamo contare anche gli under 18 arriviamo a 150-160 atleti, quindi siamo una società in fortissima espansione e puntiamo a sempre più chiaramente e crediamo che la vera ricetta sia la professionalità. Noi fin dagli inizi abbiamo cercato di fare le cose passo dopo passo, dando tanta professionalità, dando importanza alla qualità del lavoro svolto. L'Ultimate è uno sport molto conosciuto nella nostra città, perché il frisbee ha una tradizione ormai trentennale con il Paganello. Si pratica anche sull'erba e soprattutto la cosa bella è che a Rimini l'Ultimate ha tantissimi praticanti tesserati, quindi sia nelle scuole, nell'attività appunto curriculare la mattina, ma soprattutto hanno quasi 300 tesserati che infatti la sera fanno la loro attività e il loro allenamento allo stadio Romeo Neri. Quindi è veramente una bella realtà riminese, è uno sport di nicchia ma che a Rimini ha molta, molta visibilità e spesso, come dire, la pratica è inversamente proporzionale alla ricaduta mediatica purtroppo degli sport, per cui è uno sport poco conosciuto ma molto praticato e quindi è bello che abbia i propri spazi e a Rimini in questo weekend le finali nazionali. Peculiarità di questa disciplina anche il fatto che non esiste l'arbitro, quindi anche porta avanti un determinato tipo di valori. Sì, da sportivo è una cosa bellissima perché la cosa che dà più fastidio ai giocatori è quando l'arbitro si pone su un livello diverso dal tuo, quindi in sostanza sopra, sotto, di lato. In realtà l'arbitro è un essere umano che gioca insieme a te, è uno sportivo, un atleta che corre, sbuffa, sbaglia. Noi spesso ce lo dimentichiamo, pensiamo che lui si debba assurgere a un ruolo diverso dal tuo. In realtà è con te in campo e gli arbitri migliori sono quelli che ti danno proprio la percezione che sia un giocatore, cioè un qualcuno che sta giocando insieme a te. E loro addirittura questo principio l'hanno fatto proprio nel regolamento dello sport, quindi ognuno è arbitro di se stesso, che è un'assunzione di responsabilità bellissima ed è un bellissimo messaggio per chi lo pratica e anche per gli altri.